Tesco ritira dal proprio sito web alcuni prodotti Unilever. Nei negozi gli stessi prodotti verranno venduti solo fino a esaurimento scorte. La decisione della catena di supermercati britannici arriva dopo che la multinazionale ha aumentato i prezzi. I rincari sono stati decisi per arginare le perdite economiche dovute al crollo della sterlina. Dal referendum non abbiamo aumentato i prezzi, in realtà dal referendum i nostri prezzi hanno continuato a scendere, non posso dire quale sarà in futuro l'impatto del cambio sugli approvvigionamenti, dipenderà dal livello. Quello che posso dire è che ci prendiamo un impegno, non è nostra intenzione che i prezzi al dettaglio risentano dell'inflazione, se è del tutto evitabile. Unilever si giustifica sostenendo che pagherà di tasca propria gran parte delle perdite di profitto, ma farne le spese saranno soprattutto i consumatori. Se i prezzi salgono sarà molto difficile per le persone che guadagnano meno, è già abbastanza difficile. Unilever sta dicendo che è qualcosa che ha a che fare con la nostra uscita dall'Europa, ma non vedo come. Le persone non hanno capito per cosa stavano votando quando hanno scelto la Brexit. Votavano per altre ragioni e non hanno considerato le ripercussioni economiche. Perché adesso ci si sorprende? Dallo scorso 23 giugno la moneta britannica si è svalutata del 18% e questa settimana ha toccato i minimi storici. La querela tra Tesco e Unilever intanto ha avuto ripercussioni sull'andamento dei due titoli in giornata. Hanno perso più del 3%.